Quando uno perde una moglie è il vedovo, quando uno perde i genitori è orfano, quando uno perde il figlio non c'è un nome. Il 10 settembre 2013 Francesco Saccinto è uscito di casa e non è più tornato. Francesco Saccinto, per gli amici Saccio, è mio figlio. Ti accorgi che in tutte le piccole cose che fai c'è sempre un pensiero. Tu guardi me, ma io non ti posso più vedere. La mia vita va avanti, ma la tua no. La morte cambia le persone, ma soprattutto inizia a vedere la vita come un gioiello, una cosa preziosa da tenersi dentro. Le regole vanno rispettate per la vita, non per la multa. La multa è la cosa minore. Un ubriaco, tossico e senza patente da diversi anni, lo centrava in pieno, invadendo la carreggiata e non l'ha neanche soccorso. Non si può morire a 14 anni perché un ubriaco adulto ti invada la corsia e ti investe. A casa di questa cosa ne abbiamo parlato a lungo e sono stati proprio i miei genitori a farmi capire che comunque nella vita si va avanti. Se ci fosse stata una nostra paletta, una nostra pattuglia a controllare quella persona, forse non saremmo a questo punto. E probabilmente quella sera nessuno ha detto a quella persona fermati, rifletti un attimo, pensa, stai rischiando troppo. Mi rivolgo ai ragazzi. Una divisa non è una cosa da combattere, è una cosa importante, è un amico in più. Da padre di famiglia, vedersi togliere la cosa più importante che nella vita puoi avere, cioè un figlio, non riesco assolutamente ad accettare, perché la guida in stato d'ebbrezza è una cosa assolutamente evitabile. Quasi dal nulla è nata questa associazione che prende il nome di Rose Bianche sull'asfalto, perché al funerale di Saccio ci furono tante rose e parlando di incidenti stradali è stata comunque una bella idea. Noi cerchiamo di far capire a tutti quanto è pericolosa la strada e come bisogna comportarsi in strada. Non piangete pensando a Francesco, a Saccio. Il modo migliore per rispettare Francesco è rispettare la vita. E ve lo dice la mamma.